non è stato spento quel profumo intenso, parole, vestiti, canzoni. Domenica 12 agosto è stata una serata storica per i marottesi. Una folla di migliaia di persone ha invaso la nuova Molo Arena per assistere al concerto di Enrico Ruggeri, in occasione della denominazione territoriale della località come città del mare d'inverno. Un ottimo lavoro di squadra tra la Proloco locale e l'amministrazione comunale per creare un grande evento in massima sicurezza. Abbiamo molti volontari che si sono dati da fare, anche se siamo appena nati, appena una nuova Proloco, è da dicembre che ci stiamo dando molto da fare. Abbiamo già fatto il concerto di Buonavista, abbiamo fatto la precedente Sagra di Gargoyle con ottimi risultati. Adesso Ruggeri, che diciamo è l'impegno più grande che stiamo facendo, e può essere questo l'apripista per la prossima stagione, che vorremmo fare 3-4 concerti di questo genere. Soddisfatto il sindaco Barbieri e tutta la giunta comunale per l'obiettivo raggiunto. E abbiamo iniziato il percorso intrapreso dal comune di Mondolfo già a luglio del 2015 con il conferimento della cittadinanza onoraria proprio ad Enrico Ruggeri. Abbiamo voluto rafforzare ancora di più questo legame, i cittadini ci richiedevano questo, cioè il passo successivo, cioè quello di nominare Marotta ufficialmente come la città del mare d'inverno, e questo diventerà un brand turistico non solo d'estate ma anche d'inverno davvero importante. Ecco, questo credo che sia un modo per destagionalizzare anche un po' l'offerta turistica, perché quindi Marotta non diventa soltanto attrattiva magari d'estate, ma con questo scherzo, con questo gioco di parole si potrebbe giocare tanto anche in vista del futuro, ecco. Sì, 2 anni fa c'era molto da migliorare quando ci siamo insediati dal punto di vista turistico, soprattutto nella parte estiva che era la parte centrale. Penso che in questi 2 anni abbiamo lavorato molto bene con l'assessore al turismo, con quello alla cultura, e abbiamo fatto diversi eventi, tanti eventi di qualità, quindi dobbiamo migliorare e crescere in questi eventi estivi e poi allargarci sempre di più durante tutto l'anno. Grande emozione per il cantautore Enrico Ruggeri, che abbiamo incontrato nel backstage a pochi minuti dal concerto. E questi sono i posti nei quali io giravo da ragazzino, e poi più avanti, e poi la mamma e le zie con le quali venivo, insomma è la mia vita. Marotta non è solo un luogo per me, è un tempo, per cui già alle prove ho visto tante facce conosciute, e quindi insomma è un po' ritorno a casa, è un concerto importante. Abbiamo visto sui social una foto bella dalla terrazza, sì, un bellissimo lungomare, quindi un modo per prepararsi, a questo concerto. Ma sì, in realtà sono 2 giorni che sono qua, quindi mi sono ambientato molto bene, come sempre. Un concerto che in scaletta ha viaggiato nel tempo, dai nuovi successi degli ultimi anni a brani storici come Contessa, Mistero, Quello che le donne non dicono e naturalmente Il mare d'inverno, che per la serata ha avuto un significato ancora più forte. Grazie.